campo dovranno aspettare. I miei nemici vedete in giro. Quante volte sono stato sul dorso del mare. Già da mezz'ora scusa oddì quando voi avete appena preferito a se stesso o alla luna. Cordelio, sono forse troppi che si avvolgono intorno ai vostri padiglioni regolari, ma io di voi mi fido. Dovete fidarvi. In verità io vi porto una notizia alquanto sconsiderata, come quando il lupo, scoprendo che dentro la pecora c'è un altro lupo, ha oibò! Questa è una metafora che dovrebbe farmi capire qualcosa. Fino al così, mia testa. Cacciolo di mia terra su questo seggiolino e non mi muoverò finché voi non... Hanno già parlato le civette per me prima, ma adesso anch'io unirò la mia voce a loro, dicendo che il principino perde acqua da tutte le parti. Io non so se credervi o no, ma vi darò una opportunità, che sia una. Liste elettorali, quindi si parla di questo. Bene, mi porterò la prova e io avrò quello che voi dovete. Mi avete sentito parlare di compravendita, no? No. Questa è l'ora vostra? Se la risposta è sì, siete già qui. E ragionevolmente col vostro accordo, noi potete essere in fretta. Perché ogni giorno su quel materasso viene inumidito di tanta liquidità e... Una parola! Ditemelo soltanto con una parola! Ok! Volevo farvi cosa gratuita di qui questa cosa, perché levate il vostro decoro, il nome della famiglia, ma ora, forse non è che me ne vado, ci ho parlato troppo! Trovommi proprio sotto il letto del principino. Raccogliere le liquidità che esso perde dallo suo orifizio inferiore. Ma dove mai è sotto il mio letto? Ma capa, trovommi! Ragionevolmente dovrei aver finito in 5 batti vitali di una città. Quando te ne vai, Pedro? Va bene. Principino, tu sei un bambino che deve imparare molto, hai 4 anni, non dovresti più fare la devi a letto, ma ormai per te tutto è per tutto. Ora io posso fare quello che mi pare perché sono il principino. Tu pensi, ma adesso porterò le tue liquidità al vostro padre? Lui toglierà l'eredità e quant'altro. Ah, è tutto bene. Mica vuoi!
riflettendo sulla cosa, è bene che io lasci qua forse più tardi e faccia finta che non sia accaduto. E quindi? Qual è il risultato?